Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, mancano ancora 10 minuti alle 22. Alle 22 faremo il cambio dei nostri ospiti in prima fila. Allora, io vorrei introdurre un pochino un tema che è stato in parte anche peraltro già affrontato, quello degli apparentamenti. Dicevo prima, in queste ore è in corso l'assemblea di Padova 2020. Francesco Fiore, il leader di Padova 2020, che ricordiamo a febbraio con le primarie aveva rotto e anche in maniera piuttosto brusca con Ivo Rossi, ora si sta riavvicinando, anzi sembra che praticamente la cosa sia già conclusa. Aspettiamo la fine dell'assemblea per capire, cioè, Aspettiamo, voglio dire, certo, non è che certo, sia certo. così scontato, cioè nel No, senso, tutt'altro. bisogna, è un percorso, Buoni, buoni. seppur sono liste di centrosinistra, come si sono sempre dichiarate fino all'inizio, è un percorso che comunque cerca di vedere quelli che No, ma sono. voglio una Ma scusa ecco, migliore di ma questo. scusa un momento, dai, per piacere, dai. Allora, ma ad esempio, per voi come vivete questa cosa? Perché in fin dei conti c'è stata una polemica piuttosto aspra a febbraio. È stato un caso che è stato portato quasi a livello nazionale, insomma, il non rispetto delle primarie. Diciamo che quando una persona si prende un impegno, sarebbe sempre più opportuno, diciamo, che rispettasse l'impegno che si è preso. A fronte di tutto un insieme di decisioni all'interno del movimento di Padova 2020, come è stata presa questo tipo di decisione, si è detto che comunque non si portava avanti quella che era la linea uscita dalle primarie, in cui Ivo Rossi ha vinto, e praticamente si andava comunque da soli a poter, diciamo, giocare nell'agone politico delle elezioni. Si è visto che ha fatto un buonissimo risultato, ha preso più del 10%, ha preso, diciamo, tutto un insieme di elettorato che caratterizza non solo, tra virgolette, Padova 2020, ma anche tanti altri elettori del centro-sinistra. Quindi, come ha detto anche Ivo Rossi ieri sera, piuttosto che tante altre volte, è il momento di cercare i punti in comune più che le divergenze. E cercando i punti in comune più che le divergenze, cercare di capire come portare avanti quelle che sono le linee politiche di un centrosinistra che ha per prime cose l'attenzione alla persona e non agli slogan sulle persone che stanno male, come abbiamo visto prima, Sui kebab. su portare avanti quella che è Non ci l'attenzione fare una diversa. verso una Padova, non solo tra virgolette, vicina alle persone, ma anche una Padova che cerchi di rispettare tutti, come abbiamo cercato di dire prima. E per esempio ci sono, secondo me, come è anche giusto che sia, nel senso più dell'80% di programma quasi identico tra la lista di Padova 2020 Adesso. e il Partito Democratico. Quello che adesso si sta cercando di fare con l'assemblea, che finirà, diciamo, penso a breve, è di cercare di capire, per quanto riguarda l'autonomia, nell'autonomia di Padova 2020, se è funzionale ed è utile, diciamo, convergere su un Ivo Rossi che può essere il candidato a quel punto di tutta l'area di centrosinistra per cercare di vincere, di portare Padova avanti tutto un insieme di politiche che sono state incominciate nel passato e cercare di creare un'ulteriore discontinuità in questo momento, seppur difficile economicamente. E cercare attraverso questo di portare avanti tutto un insieme di cose. Poi è vero, ci sarà un confronto molto serio su tutto un insieme di punti, tipo l'ospedale, il tram e tutto il resto. Ma come è sempre stato detto, quando ci sono le coalizioni di centro-sinistra, si prenderanno delle decisioni a maggioranza all'interno del gruppo di maggioranza del Consiglio e in base a questo si prenderanno delle decisioni. Si chiama Giuseppe. Partito Democratico, non a caso, nel senso, cerchiamo di portare avanti un'idea. Per cui chi è più rappresentativo giustamente decide. Certo, Giuseppe. Marina Buffoni. Maurizio Saia questa mattina sui giornali era dato assessore alla sicurezza sia in un possibile. Sia di uno che dell'altro. Esattamente, No, sì. ma più che Sia altro. con Ivo Rossi, sia un comune con Ivo Rossi, sia con Massimo Io Bitonci. l'ho detto Però prima. domani all'una ci sarà una conferenza stampa, lo Sì, possiamo già esatto. anticipare. Io ho già detto che mi auguro che tutto il centrodestra si coalizzi per fare questo, per affrontare questo ballottaggio, perché sarebbe comunque naturale che tutto il centrodestra si riunisse intorno a Bitonci, ma lo farebbe
sarebbe comunque con una concentrazione sui programmi e non tanto sulle poltrone, cosa che invece mi sembra che Ivo Rossi stia facendo proprio questo, perché c'è da chiedersi, Ivo Rossi, a quanti punti del programma ha dovuto rinunciare per poter fare l'apparentamento con Padova 2020, ma quindi a con Fiore. Perché, scusa, finisco il ragionamento, prego. Poi sto zitta, mi taccio e vado in seconda fila. Allora, c'è da chiedersi a quanti punti ha dovuto rinunciare, ma c'è da chiedersi anche, qualora fosse eletto, come potrebbe riuscire a governare con una maggioranza dove all'interno ci sono anche esponenti dei centri sociali. Allora, se Rossi sa benissimo che ci sono dei grossi problemi di sicurezza a Padova, perché lo si vede dal Parco del Buco fino a quello che succede nella zona Arcella e in altre tante altre zone, dalle spaccate dei negozi, ce lo devo spiegare. Il Boschetti. Ce lo deve spiegare come farà con questi esponenti del centro sociale a poter riuscire a combattere questo tipo di attività. Io ricordo che ieri sera a Padova è successo un caso gravissimo, che è stato quel bottillon, mi sembra che si chiami, dove centinaia di ragazzi si sono incontrati, dove si sapeva, perché si sapeva sia via Facebook che via WhatsApp, e lo abbiamo letto tutti dalla stampa, che ci sarebbe stata questa concentrazione di ragazzi il cui unico scopo era quello di ubriacarsi e darsi allo sballo. Bene, l'amministrazione non ha fatto assolutamente nulla. Finisco il ragionamento. L'amministrazione non ha fatto assolutamente nulla per fare in modo di ostacolare quella manifestazione che non aveva nessuna autorizzazione per poter essere fatta. E sono state spiegate forze di polizia che sono state sottratte al territorio per poter andare lì e assicurarsi che non succedesse nulla di grave, che le cose gravi sono successe. Allora, se c'è un telespettatore che non ha la sensibilità di combattere l'abusivismo commerciale, la contraffazione, perché dicono che Padova fategli fare un concorso da prefetto di Padova, che vincerà come la moglie. Che problema c'è? Come riuscirete ad amministrare Padova quando avrete venduto tutto per portarvi a casa uno scampolo di percentuale? Questa è la verità. Ma i padovani lo devono sapere, che non porterà avanti nessuno dei programmi che Ivo Rossi ha messo e ha portato avanti in queste settimane. Non lo potrà fare politicamente, sarà legato. Certo, insomma, Maria, ti interrompo un attimo solo perché ma mi pare capire che non c'è l'apparentamento con Saia. Non risponde alla domanda adesso un attimo, abbiamo un telespettatore ho detto che mi auguro che Marina, ci sia una grande coalizione dopo parli ancora, dai. Abbiamo un telespettatore in linea, spero che ci sia ancora. Buonasera, il suo nome per cortesia, da dove chiama? Guido, mi chiamo Guido dalla Montà, io abito a Montà. Guido. Buonasera signor Guido, prego. Volevo salutare la signora Schiavon che è lì con voi. Sì. Niente, guardando la televisione così mi è venuto a mente delle cose, no? Ma con questa gente che parla, come quella che è appena finita adesso, non so dove era, anche l'altra che vive all'Arcella, no, non so dove ha vissuto. Se lei dice che ha vissuto l'Arcella, allora c'era anche quando c'era la Giustina Destro l'Arcella, o no? E questa vorrei fare come domanda. Per quanto riguarda Bitonci, vorrei chiedere perché non riesce a togliere i 10 euro che la sua giunta regionale, composta prevalentemente da Zaia, cioè da... ecco, perché non riescono a togliere 10 euro di TIC per le ricette mediche, per esempio, dove comandano loro, parlano di aria fritta. Per quanto riguarda invece la manifestazione fatta da Asceto e altri davanti alla stazione, come diceva l'altro signore lì che si agita molto, no? Si è dimenticato che in casa aveva il cuoco con i chili di eroina. Ecco, io vorrei solo così chiarire che non penso siano i sindaci
o gli aspiranti sindaci che fanno o dettano queste condizioni. Questi sono, ecco, quello che è inquadrato adesso, sono persone assurde, capisce? Vengono qui a chiacchierare e basta, e dei problemi della gente non ne può avere di meno. Questa è la verità. Loro gli interessano solo le poltrone, perché, ripeto, hanno governato con la giustina destro. Zai è stato anche assessore. Guido, già, Guido, è inutile che lei continui a parlare alla signora. Parlando? Ecco, Guido, io ho proposto così dei piccoli quesiti. Dove comandano loro? In regione. Se ognuno si porta la classe. Guido. Come cittadini sono questi. Guido, si chiama pagano 10 euro. Mi scusi un attimo, signor Guido. Ecco, grazie a Bitonci e alla sua politica, capisce? Poi loro dicevano sempre che ognuno deve comandare a casa sua. Lui non è neanche, non è neanche cittadino padovano, se vogliamo parlare di questo. Ecco, hanno fatto campagna elettorale su queste cose, queste persone qua. Sono persone che non darei neanche, diciamo, che non dico la bestia da portare a spasso, ma non so di cosa stiamo parlando. Stiamo cercando di... Dai, Riccardo, per piacere. O stiamo cercando solo di fare chiacchiere. Grazie signor Guido da Montà. Questa sinistra che batte le mani perché Bitonci non è padovano, Nicola, e mandano la Chiengi in Europa. Vergognatevi, se uno non è padovano non può candidarsi. Scusami, ma anche la Chiesa è europea. Era un modo per fare della solidarietà. Renzi non abita a Firenze, se vuoi, visto che siete tanto bravi. Renzi è nato a 50 km da Firenze, voi che sapete tutto e che siete intelligenti. E Bitonci abita a 20 km da Padova, ma è nato a Padova. Ma perché? Ma scusa, ma perché? Ma Bitonce è nato a Padova, ha vissuto in via Forcellini, ha fatto l'università a Padova, ci ha mandato a Venezia. E quindi? Viveva a Padova, Padova facendo l'università. Siete voi che insistete! E chi se ne frega? Su tutto è grave in politica, non scherziamo, non ce ne freghiamo delle menzogne, perché se mente addirittura su dove hai studiato, chissà su dove è andato. Ma può essere bianco, nero, gay, eterosessuale, basta che sia un buon sindaco. L'ha detto lui. Vero? Ma è che non avete altri argomenti politici? Cioè li attaccate? Dai. E la prossima tornata sul kebab quando è? Però scusate, una volta, dai, per piacere, abbiamo ottenuto una grande vittoria politica. Se da destra arriva la sollecitazione che non importa se sia gay, etero, bianco, nero, mamma mia, guarda, abbiamo più esponenti di Fratelli d'Italia. Lo dite voi, va bene, siamo d'accordo allora. Ci passiamo sopra. Siamo d'accordo? Dai, Nicola, ok. Io sono contenta di questo risultato politico. Cioè, se dalla Lega arriva questo tipo di notizia, cioè che ci siano i gay e possono stare tra le strade, che possono baciarsi due uomini, che ci siano i neri e possono accedere al governo e che possiamo essere orgogliosi di avere un ministro di colore, caspita. Per fortuna non c'è più come ministro. L'avete detto voi, che ci passano sopra. Grazie a Dio che non c'è più. Ci passano sopra, ma non con che cosa però. Marco Ferrero, tu prima volevi rispondere. Scusa Giuseppe, tu volevi rispondere prima sulla parenta. Riccardo, per piacere. Volevi rispondere sull'apparentamento tra Bitonci e Maurizio Saia, no? È una battuta per dire che la collega dall'altra parte non aveva risposto alla domanda, ma sulla questione degli apparentamenti, secondo me quello che si evidenzia, ma cerco di fare un ragionamento che è, come dire, che non è di parte, è che ci sono alcune forze, alcune realtà, liste civiche, movimenti civici, Padova 2020, una serie di persone, di figure che si sono aggregate per esempio a Maurizio Saia, che non sono dentro le logiche dei partiti tradizionali. E questo non è sempre facile da comporre nell'ambito così di quelle che sono logiche politiche, che molto spesso poi devono anche tenere conto di una serie di elementi come
appunto gli equilibri della coalizione, no? Le correnti interne. Quindi da questo punto di vista la vicenda di Padova 2020, come forse la vicenda, mi permetto di dire perché sta nell'altro campo, in parte la vicenda di Maurizio Saia, che ha preso questa iniziativa, che ha avuto anche un certo riscontro, dicono da un lato della necessità di rinnovarsi della politica e del fatto che alcune persone si sentono, come dire, disposte a metterci la faccia e a impegnarsi per un progetto che non sta dentro alle forze tradizionali. Dall'altra parte però si capisce anche la difficoltà di comporre culture politiche diverse, perché è chiaro che quando tu dentro un'organizzazione come può essere il Partito Democratico o partiti più tradizionali, come anche la Lega, un partito ormai che c'è da più di 20 anni, di territorio, quindi come dire con una struttura, no? Certo, ecco. E con invece come dire realtà che nascono magari sulla base di un impulso più, come dire, meno strutturato e magari che necessitano, nel caso di Padova 2020, non so, nel caso delle forze e delle persone che supportano Maurizio Saia, anche di, come dire, elementi di partecipazione, eccetera. A volte il dialogo tra queste forze non è semplice, per cui in realtà io sono arrivato qui avendo avuto una telefonata con qualcuno della nostra lista che sta seguendo la questione dell'accordo tra Padova 2020 e il Partito Democratico, la coalizione Ivo Rossi, non c'era nulla di scontato. Dico, io avrei preferito arrivare qui e essere tranquillo sul fatto che fosse già fatto, per dire che, come dire, c'è anche una novità, un respiro, che se riusciamo a coglierlo, probabilmente ci aiuta. Tutti sono d'accordo con la collega, insomma, a volte, come dire, ci appassioniamo rispetto a quello che ci divide. Prima mi ha fatto piacere sentire che alcune delle proposte sulla sicurezza che sono nel programma di Bitonci sono praticamente omologhe ad alcune proposte che abbiamo anche noi. Cosa voglio dire? Che il problema qui, finisco subito, il problema qui è che chiaramente da quella parte come da questa parte ci sono persone, cittadini in buona fede che provano, per quello che possono, a immaginare delle soluzioni, no, per la propria città. Quello che, e magari anche con delle soluzioni tecniche molto simili, però proprio questo secondo me invece ci deve riportare a una differenza fondamentale. Se il candidato sindaco del centrodestra fosse Maurizio Saia o qualcun altro, sinceramente io, come dire, mi scalderei molto meno. Perché mi scaldo? Mi scaldo perché è Bitonci, ma non perché Bitonci, che conosco personalmente, è anche una persona molto a modo, ma perché rappresenta una cultura che secondo me non può entrare a Padova, perché è inutile che ce lo raccontiamo. C'è il biglietto dei leghisti? No, 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 non è questo. Il problema è che purtroppo. No, 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 non è il verde. Ah, no, però voi piace il cemento. Non è il verde, non è il verde. È che. Enrico, lasciamo finire. Dai, abbiamo anche un telespettatore leghista. Un attimo. Dietro la proposta leghista, che per molti aspetti è interessante, è stata interessante e ha aiutato anche l'Italia, per esempio, a traguardare il tema del federalismo fiscale, e questo va dato merito alla Lega, però contiene altrettante elementi, secondo me, inquietanti, che sono sostanzialmente come dire, quelli che sono legati a una proposta che è fondamentalmente escludente e razzista. E non lo dico io, lo dicono i rapporti europei sull'Italia. Allora, quindi questo solo, a Padova non può esserci. Può andare bene a Cittadella, forse, ma a Padova, sinceramente, non credo che una città che da secoli ha un certo tipo di cultura possa permettersi di ritrovarsi e di ritrovarsi con le ordinanze discriminatorie sul kebab, per dire quella più ridicola, ma ce ne sono di molte più pesanti. Se volete vi faccio vedere. Facciamo il boietton. Buoni, ma non è discriminatoria. Non è discriminatoria. Questa è la differenza. Questa è la differenza. Le ordinanze discriminatorie di Rossi in Cittadella sono state tutte archiviate dai giudici, per cui non hai non motivo è di parlare. Sono state tutte archiviate. Non è proprio così. Non è proprio così. Possiamo fare l'elenco. Abbiamo un telespettatore in linea. Facciamo parlare i telespettatori da casa, per cortesia, Nicola. Ci allarghiamo a Verona. Pronto? Buonasera, ci dice il suo nome, per cortesia, da dove chiama? Eleonora da Padova. Il suo nome, scusi? Eleonora. Eleonora, buonasera signora, prego. Buonasera a voi. Innanzitutto io devo dire che in questa città c'è molta incertezza nelle votazioni, in quanto dicono che Bitonci non è di Padova, viene fuori Padova. Certi non lo votano perché è un commercialista, non sa fare il suo dovere. Io volevo chiedere fino adesso, Ivo Rossi cosa ha fatto per noi italiani di aiutarci con il degrado che abbiamo, con il campo nomadi, con i soldi che passano al giorno gli zingari, che hanno la precedenza in campo nomadi quale, signora? Questo prego? Quale? Campo nomadi quale? Via Bassette non paga niente il comune. Via Bassette non paga niente, uno alla volta. È un terreno privato. Ah, scusi, guardi che io abito vicino a Via Bassette e a Donatore, quindi vergogna.
Mi scusi, scusi se la interrompo, però prego. Loro hanno la precedenza in tutto, però io non ho mai sentito il signor Zanonato, facciamo una spazzatura, li mandiamo a casa sua, viviamo tranquilli nella città di Padova, diamo la precedenza alle case noi italiani, no, mettiamo dentro loro perché si devono inserire nella società, poverini, lasciamo che rubano, nascono gelate in culla, noi abbiamo il terrore ad uscire, Ivo Rossi si alza col piede sinistro, ma cosa faccio oggi? Ma facciamo i bei giardini davanti alla farmacia di Mortiglia, impegniamo un po' di soldi lì già che ci va bene, ma facciamo le biciclette che così la gente va in centro con la bicicletta pagando 5 euro, ma facciamo le strisce perché dobbiamo passare, ma dov'è la città di Padova? Io dico ai padovani, se non è il momento ora di cambiare adesso, non si cambia più, viene fuori una guerra, mettetevelo in testa, Ivo Rossi c'ha già i voti della gente che lavora nel comune, nel clero, aiutate noi cittadini, io guardo, Ivo Rossi vescovo, mi lasci parlare facciamo finire la signora, dai. Ecco, mi lasci parlare educatamente. Prego, prego signora. Come mi ritengo italiana, io ho avuto un problema in famiglia, sono andata due volte dal signor Zanonato che ha un marito che ha avuto un problema, una patologia. Il caro signor Zanonato mi ha detto, signora, non si stia a preoccupare che l'aiuto io col lavoro. Sa cosa mi ha proposto? Buoni pasti di andare a mangiare dalla soria alle case popolari, ma andate voi che ora, andate a vangare i campi, mandate Ivo Rossi a zappare i zingari, che loro girano in mutande, fissano, cagano, mandano i giusti supermercati, se lo faccio io mi mettono in galera, vergognatevi e forza Bitonci! Forza Bitonci! Grazie alla signora Eleonora. Grazie alla signora Eleonora. Allora, non so cos'è una buono, dai, adesso è stato vent'anni in comune. Siamo andati oltre il termine della prima ora. Allora, volevo vedere un attimo intanto il sondaggio se ha subito. Dopo, io vorrei andare in pubblicità, allora adesso perché vorrei cambiare i miei ospiti in prima fila. Allora, sì, facciamo una replica velocissima al dottor Ferrero, me la deve consentire. Sì, ma veloce sì. Però, veloce. Velocissima, ecco, il dottor Ferrero continua a mettere l'accento sul fatto del razzismo della Lega. Sì, sì. Ripeto, uguale rispetto, perché questa è una coalizione rappresentativa di più forze, non vogliamo l'etichetta di razzista. Perché non è questo. Non la vuole, no, qui le competizioni amministrative sono essenzialmente, lei lo sa meglio di me, una competizione basata sulla persona, sul programma. C'è stata una convergenza programmatica tra le forze della coalizione. Facciamo finire, dopo devo andare in pubblicità, ragazzi. Dai. Quindi. Lo stesso rispetto, perché noi non abbiamo mai dato etichette di questo tipo, a agitare sempre questa bandiera del razzismo, quando c'è anche una componente molto forte, oltre ai partiti della società civile, che è la lista civica Bitonci, che ha avuto un risultato clamoroso perché è il secondo partito, tra virgolette, di fatto a Padova, è decisamente eccessivo, quindi vi invito a cambiare questo slogan che è proprio di cattivo gusto e non vi fa neanche onore. Ma per scusi, le vostre cioè, vabbè, grazie Alessandra Brunetti, devo andare in pubblicità, vi turno dopo eventualmente da dietro potete comunque replicare. Allora, due minuti di pubblicità, il tempo di cambiare i nostri ospiti in prima fila e ritorniamo qua a Gioventù Politica tra poco.